romana. E ci sono anche dei numeri di essere consapevoli. E poi io ho portato su questa, attenzione, a terra. Allora, a terra potete ammirare una epigrafe che era posta all'ingresso della chiesa dell'Annunziata, quella che abbiamo visto all'inizio, che poi per circostanze del tutto, insomma, fortuite, sconosciute, è stata trasportata, poi è stata attaccata, è stata trasportata e oggi si trova qua, è stata, diciamo, ricomposta alla mente. Comunque, se ancora si può leggere, vedete Alessandro Zarone, lo stesso sindaco dell'orologio e dell'iscrizione che abbiamo letto prima alla chiesa dell'Annunziata. Scusa, l'orologio quando è stato fatto? 1824. E lì 1872? Sì. Quindi Zarone è passato da una sponda all'altra senza problemi. No, non c'era lì Zarone all'epoca. Non c'era lì Zarone con l'ospedale, c'erano altri. La cappella a cui si riferisce quella lapide. Quello si riferisco. Qualche secolo dopo. No, 50 anni dopo. 50 anni dopo il sindaco pensa che non era ancora. No, la famiglia. La famiglia.